Signore e signori, il mese di aprile in casa Square Enix si è rivelato più intenso di quanto non ci si potesse aspettare originariamente. Infatti, con lo slittamento di Final Fantasy VII Remake, in diretta prossimità del lancio di Trials of Mana, due titoli che contavo di trattare con calma e separatamente, nonostante ovviamente le differenze di caratura e di emotività che per forza di cose non posso ignorare, si sono comunque ritrovati ad accavallarsi uno sull'altro. Inoltre, da una prospettiva puramente del canale, entrambi mi hanno portato a collaborare con Koch Media e Square Enix, il che significa ringraziare di nuovo entrambe le società per l'opportunità, in modo ancora più accalorato visto che questa volta ho avuto anche la possibilità di provare il gioco in anteprima rispetto all'uscita. Parliamo di due titoli con delle grandi similitudini tra loro, se non per lo stile narrativo e grafico, sicuramente per il taglio da action JRPG e per il fatto che si tratta di due totali resurrezioni grafiche e tecniche di giochi di ruolo giapponesi di grande successo negli anni 90. Infatti, ad accomunarli ulteriormente, nella loro versione originale uscirono praticamente nello stesso periodo, il 95 per Trials of Mana e il 97 per Final Fantasy VII. Il primissimo progetto della saga dei Mana, conosciuta in Giappone come Seiken Densetsu, traducibile all'incirca con la leggenda della spada sacra, fu ideato nel lontano 1987 per il Famicom e avrebbe dovuto occupare ben 5 floppy disk, rendendolo il titolo più grande e ambizioso per l'antica ma celebre console. Il piano non andò come previsto, al punto che la compagnia restituì i soldi a tutti coloro che avevano piazzato dei preordini, consigliando a compensazione l'acquisto di un altro titolo in arrivo. Indovinate di quale sto parlando? Esatto, proprio Final Fantasy, primo del suo nome. Il suo grande successo avrebbe consacrato la saga come ciò con cui la Square sarebbe stata identificata nell'immaginario collettivo. Questo fu vero al punto che per cavalcarne il trionfo, il primo Seiken Densetsu lanciato sul mercato nel 1991 avrebbe avuto come sottotitolo Final Fantasy Gaiden. Dopo aver ottenuto la sua misura di successo indipendente, il secondo capitolo perse ogni riferimento a Final Fantasy e venne lanciato in Giappone soltanto col nome di Seiken Densetsu 2, da noi tutt'oggi noto come Secret of Mana. Trials of Mana fu il terzo capitolo della saga e ciò che rende così speciale la costruzione del suo remake è che a tutti gli effetti in Occidente non è mai arrivato. Se non fosse stato per una mod che inseriva una traduzione amatoriale in inglese, neanche lo conosceremmo. Ciò considerato, si può quindi dire che gli amanti di Secret of Mana in Occidente stanno aspettando questo sequel da quasi 30 anni. E dato che fu la stessa Square ad associare sin dal principio le due saghe, una buona percentuale di coloro che hanno apprezzato i Final Fantasy sono anche diventati dei fan della saga dei Mana. O quantomeno del suo titolo più celebre, di cui adesso finalmente possono giocare un sequel arricchito dalla doverosa evoluzione grafica e tecnica. Lo scopo principale di questo video è quello di esortarvi a non ignorare Trials of Mana solo per quella che ritengo essere stata una sfortuna nel marketing del suo lancio, con l'uscita così vicina ad un titolo con una tale acclamazione e una così forte pubblicità come Final Fantasy VII Remake, da metterlo pesantemente in ombra, nonostante non meriti assolutamente di essere snobbato. Per quanto io per primo non aspettassi altro che di tornare a Midgar da una vita, e in questi giorni stia visitando i settori della città col cuore in gola passo dopo passo, Trials of Mana ha un fascino diverso e personale, tanto che meritava un momento dedicato sotto i riflettori tutto per sé. Naturalmente non contiene lo spessore narrativo della backstory di Final Fantasy VII, non può e non vuole essere una storia che vi rapisce per i molti strati della sua trama, che vi coinvolge intimamente facendovi entrare nel passato dei protagonisti con la stessa profondità concepita nel lontano 97 e migliorata oggi con un leggendario remake. Lo scopo di Trials of Mana è differente, ambisce a farvi tornare bambini. Vuole immergervi nei colori vivaci di un mondo che senz'altro contiene la sua misura di violenza e tragici eventi, ma che sono trattati coi toni leggeri di un'atmosfera fiabesca, durante la quale verrete cullati da musiche pregne di magia e nostalgia. Trials of Mana racconta con toni leggeri una favola che ci fa tornare bambini e ci incanta con musiche e colori in una grafica cartonata assolutamente deliziosa. L'atmosfera è piena di elementi goliardici e buffi, in netto contrasto con vicende veramente tragiche, il che devo ammettere in alcuni momenti mi ha lasciato vagamente interdetto, dato che alcuni degli eroi non dimostrano nemmeno una frazione del trauma che l'avvenimento avrebbe dovuto lasciare dentro di loro. Ciò nonostante, ho trovato l'esperienza assolutamente rilassante a livello narrativo, una piacevole vacanza da trame più cupe che trasmettono un forte senso di malinconia.
Un aspetto che chi è amante di storie più oscure e profonde naturalmente potrebbe non gradire, già che sarebbe tempestato dai mille colori del titolo, volti ad ispirare emozioni fanciullesche, piuttosto che potersi emozionare con drammi profondi e gravosi saliscendi emotivi. Per quanto riguarda il gameplay, l'ho trovato immediato e divertente, una cosa di cui ci si rende conto subito quando l'istinto da giocatore, invece di portare a deludere gli scontri coi nemici, visibili sul campo e quindi spesso aggirabili, ci spinge invece a lanciarci contro gli avversari per il semplice piacere di combattere in qualunque stile il nostro personaggio ci conceda, tra i tre che possiamo condurre in battaglia. La praticità di alternare i personaggi del party offre vari spunti di gioco persino all'inizio, quando non sono disponibili mosse particolarmente complicate da sfruttare. Il comparto del lancio degli incantesimi è stato migliorato dalla saga originale, che ci costringeva ad entrare nei menu per scegliere la magia e il bersaglio a cui lanciarla. Con le scorciatoie rapide è possibile effettuare il lancio mantenendo il dinamismo e la continuità del combattimento, senza spezzarne il ritmo, anche se purtroppo si tratta di un aspetto che ho potuto esplorare ancora poco, dato che il primo e unico incantesimo che ho visto al momento è partito dalle mani della bella Angela. Il gioco consente di scegliere da una rosa di 6 personaggi una tripletta a propria discrezione, che una volta stabilita non potrà più essere cambiata. Ognuno dei personaggi ha la sua storia personale, che è possibile rivivere al momento dell'incontro tra quello che è il main character e ognuno dei due companion che si è scelto di inserire sul suo cammino. Esistono indubbiamente backstory più profonde e intriganti, con motivazioni interessanti da esplorare e vagliare, e per contro altre più frivole e spoglie che rendono i protagonisti scelti moralmente più asciutti. Questa varietà viene però ad un prezzo che ho subito notato con alcune sessioni di gioco comparative, facendo le opportune variazioni nella composizione del gruppo. Nel corso dei dialoghi chiave e degli eventi in comune per tutti, i vari personaggi non hanno dialoghi dedicati nelle interazioni reciproche, neppure quando quel che raccontano dovrebbe interessare molto da vicino la persona che hanno accanto, e neppure quando l'incontro tra loro è già avvenuto. Per esempio, c'è una scena in cui Charlotte, ovvia e simpatica macchietta comica del gioco, viene catapultata in testa al ragazzo mezzo mannaro Kevin. Di base la vicenda finisce lì, ma scegliendo Charlotte e Kevin come membri del gruppo, il loro incontro si ripete poco dopo nello stesso luogo dello schianto. Eppure, per evitare di costruire una variazione dei dialoghi dedicati, i due si comportano come se non si conoscessero affatto e non hanno nessuna frase diversificata, nemmeno un banale «Ah, ma sei tu quella che mi è piovuta in testa dal cielo!». Inutile dire che se una simile mancanza è presente fin da subito, è probabile che anche i dialoghi successivi non avranno chissà che variazioni sul contesto. Infatti, penso che il grosso della diversificazione si avrà con ogni probabilità nei dialoghi del solo main character, quando interagirà con alleati e antagonisti principali. D'altra parte, Trials of Mana è un gioco che si fa forte soprattutto dell'atmosfera. Come dicevo prima, si tratta di una fiaba, ed il suo scopo è incantarci con semplicità e efficacia. Un compito in cui, a mio parere, riesce pienamente, concedendo ai suoi giocatori un'esperienza divertente e rilassante. L'unico avvertimento che devo darvi è che il gioco non contiene i sottotitoli in italiano, quindi per quanto la conoscenza dell'inglese richiesta sia abbastanza minima per i dialoghi che ho letto fino ad ora, in caso non lo masticaste affatto, la mancanza della nostra lingua potrebbe essere per voi un problema. Per quanto riguarda i protagonisti di questa avventura, parleremo presto di loro un poco più approfonditamente. Nel frattempo, a chiunque volesse una conferma personale di quanto detto, raccomando di provare la demo gratuita. L'esperienza relativa è così completa che arrivati alla fine della medesima si può salvare il gioco per continuare da lì una volta acquistata la versione finale. Sapete come la penso da quando difendevo i personaggi Disney nella saga di Kingdom Hearts. Un po' di magia scanzonata non può che far bene ad un mondo troppo serio.